Ciao amici e ben ritrovati sul canale. Sono tornato da poco dal famoso Cammino di Santiago ed è stata un'esperienza semplicemente straordinaria, difficile da spiegare a chi non l'ha mai fatto. Tuttavia, con questo video mi impegnerò al massimo per farvi capire di cosa si tratti realmente e come mai sia un'esperienza così bella da provare almeno una volta nella vita. Tanto per iniziare, il Cammino di Santiago è un termine generico che comprende una rete di itinerari che confluisce a Santiago di Compostela. Il più famoso fra questi è quello francese ed è quello di cui vi parlerò in questo video. Il viaggio mio di Fabio, il mio compagno d'avventure, inizia a Saint-Jean-Pied-de-Port, in Francia. E dopo aver ritirato la credenziale, siamo pronti per partire. Ok ragazzi, dormito bene, colazionati e si parte! La prima tappa è una delle più toste, perché oltre ad essere bella lunga, ha un notevole dislivello, anche se lo sforzo è ampiamente ripagato da un panorama veramente spettacolare. Tuttavia, nonostante la carica del primo giorno, mi sentivo addosso un po' di agitazione. Tanta preoccupazione per quello che mi aspetta, per questo cammino, un po' di paura di non essere all'altezza, non solo a livello fisico, che comunque sarà una bella sfida, ma anche a livello spirituale, perché una grande parte del cammino non è un camminare fino a se stesso, è un cammino molto introspettivo e ho un po' paura di lasciarmi sfuggire qualcosa, di non cogliere appieno questa parte. Però è solo il primo giorno, tempo al tempo. In ogni caso, fra un po' di pioggia, panorami stupendi e vari spuntini, arriviamo alla fine della prima tappa, Roncisvalle. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Siamo a Roncisvalle. L'ostello è tanto grande quanto moderno e pulito e dopo una birra e una modesta cena del pellegrino siamo pronti per affrontare il secondo giorno. Comunque ragazzi, stamani dolori muscolari non ne abbiamo, la giornata è magnifica, quindi possiamo partire. Lo sprazzo di positività iniziale si affievolisce dopo poco per via della pioggia incessante e sempre più forte. Ora viene forte, di sto passo ci infradiciamo di brutto. Non siamo neanche a metà e non accenna a smettere di piovere. Inoltre non troviamo nessuno con cui parlare e la preoccupazione del primo giorno inizia a prendere forma. Esasperato dalla situazione, decido di fare una pausa a un bar lungo il cammino. La situazione non è delle migliori, siamo fermati dopo 2 ore e mezzo di cammino ed siamo tutti fradici, io ho la manica completamente fradicia. Anche lo zaino sta iniziando a bagnarsi nonostante la copertura e il poncio sopra lo zaino non va bene così. Fortunatamente la magia del cammino non tarda a manifestarsi. Il cammino vede e provvede. Mi piace pensare che ti dia ciò di cui hai bisogno. Così, appena ripartiti, smette di piovere e incontriamo un ragazzo spagnolo e una ragazza di Taiwan, grazie ai quali i chilometri scorrono molto più velocemente. Ma le sorprese non finiscono qua. Arriviamo a Zubiri e nel nostro ostello troviamo 2 italiani, poi altri 2 e ancora 2 e subito ci mettiamo d'accordo per cenare tutti insieme. Infatti molti ostelli hanno la cucina a disposizione con tutto l'occorrente per cucinare. Così poco dopo siamo a tavola in mezzo ad amici che ancora non conosciamo e senza dubbio le cene sono una delle mie parti preferite del cammino, l'evento sociale per eccellenza in cui ritrovarsi, conoscersi, divertirsi e festeggiare tutti insieme il traguardo appena raggiunto. Il cammino senza le cene non sarebbe stato lo stesso. Il giorno successivo è la tappa delle conoscenze. Siamo partiti insieme ai ragazzi con cui abbiamo cenato e ci siamo raccontate a vicenda le nostre storie e condiviso pensieri. Il tempo non manca durante il cammino e tutti sono ben disposti a parlare e fare amicizia. Poi la parte bella del cammino è che parlando con altre persone ti raccontano la loro storia, i loro obiettivi, ma anche più filosoficamente la loro visione del mondo, della vita. E questo ti apre veramente gli orizzonti e ti fa riflettere e anche rimettere in discussione quelle che erano le tue convinzioni. Uno spirito molto bello. Così, già dal terzo giorno, la preoccupazione iniziale sembra un lontano ricordo e, accompagnati dal sole, fra pause al bar e bellissimi paesaggi, arriviamo a Pamplona, una splendida città piena di vita.
e dopo un giro nel centro storico festeggiamo con tapas, birra e un po' di movida notturna. Alla fine, ragazzi, il cammino ti insegna anche ad adattarti, a mangiare la tortiglia su marciapiede per terra. La tappa 4 e 5 volano via fra campi di girasoli, piccoli paesini e le magiche cene alle quali ogni giorno si aggiunge qualcuno di nuovo. E giungiamo quindi alla sesta tappa, la mia preferita di tutto il cammino. Facce da 6:20 di mattina. Dopo appena 45 minuti di cammino raggiungiamo una delle attrazioni più famose di tutto il cammino, la fonte del vino, che però troviamo chiusa. Oh, però secondo me un pochino esce. Con la conchiglia, è così che si prendono le malattie. Mi viene pochissimo però. Non è aceto. Per gratis pensavo che fosse aceto. E non è aceto. Buono un parolone, ma non è malvagio. Il paesaggio di questa tappa è semplicemente spettacolare. Un piccolo assaggio di quello che troveremo nella meseta, più avanti. Dopo 20 km raggiungiamo Los Arcos, pranzetto e via di nuovo per gli ultimi 8 km. Quanto è bello questo tratto di cammino, c'è questa strada lunghissima, infinita, in mezzo alle colline, un paesaggio spettacolare e vedi tantissimi pellegrini davanti a te, tantissimi dietro di te, tutti ad andare nella stessa direzione. Tutti con lo stesso obiettivo, con la stessa meta, è molto bello. Ed ecco Torre del Rio, mamma quanto è bello questo paesino, ma è stupendo. Cosa non è questo ponticino con tutto il paesino? La giornata non finisce qui perché all'ostello di oggi ci aspetta la piscina. È bellissima, dopo io sono già sono ammalato. No. Come dici Fabio? Che è proprio dura la vita del pellegrino. La vita del pellegrino è una vita semplice, ma molto bella. Ti svegli e hai un solo obiettivo, raggiungere la prossima tappa. E per farlo ti basta solo il tuo corpo e uno zaino con lo stretto indispensabile. Meglio ancora se ci sono delle persone con cui condividere lo stesso obiettivo. Ti accorgi così di essere in una bolla, lontano dai problemi e dove si vive la giornata, completamente immersi nel presente. E questo ti permette di riuscire ad apprezzare veramente il percorso. E la cosa bella è che non ci sono aspettative. Non sai minimamente cosa troverai, non sai chi è la prossima persona con cui parlerai, ma sei disposto ad accogliere ed apprezzare qualsiasi cosa il cammino abbia in serbo per te. La vita del pellegrino è una vita semplice, ma è proprio nella semplicità che risiede la sua bellezza. Il giorno seguente, dopo una tappa non particolarmente bella, arriviamo a Logroño, una bellissima cittadina con una movida serale piuttosto accesa, che passiamo fra tapas e calici di vino. Ci troviamo così nel cuore della Rioja, regione famosa per i vini, ed il paesaggio si riempie di vigneti e uva da mangiare. Le giornate passano veloci, ormai ci eravamo abituati alla routine del pellegrino. Svegliarsi alle 5:45 non era più così faticoso, i chilometri da fare diventavano sempre più leggeri, le molteplici colazioni erano sempre una grande gioia ed avevano un timing preciso, la prima leggera appena svegli, la seconda ad un terzo del percorso, la terza a due terzi e poi il pranzo all'arrivo. I pomeriggi invece non avevano uno schema preciso, ci si adattava a ciò in cui ci si imbatteva. A volte si arrivava in un paese carino da visitare, altre volte invece capitavi in paesini fantasma dove non c'era niente da fare. A volte mi mettevo a scrivere, se c'era la cucina nell'ostello organizzavamo le cene e altre volte invece avevo solo voglia di distendermi e godermi quella magica tranquillità. Tuttavia questo piacevole equilibrio sarebbe durato ancora per poco. La colazione dei campioni. Fabio è là nell'angolino. Non sta bene stamattina, non sta
un granché. Poi l'ironia della sorte, ragazzi, ci siamo svegliati pronti a salutare due ragazzi perché uno dei due ha una forte infiammazione al tendine, quindi io mi sono svegliato pronto a salutarli e invece mi sveglio che c'è anche Fabio che sta malissimo di forse un virus, non si sa, e quindi niente, rimaniamo anche noi. Quindi oggi, domenica, giornata di riposo. Ma alla fine va bene così, alla fine dal cammino bisogna imparare anche a rispettare i propri limiti. Fermarsi non è una sconfitta, anzi è la cosa più intelligente da fare. Se uno sta male, ha problemi fisici, non ha senso sfidare il proprio corpo, anche perché sulla salute non si scherza. Se c'è un'infiammazione e uno la ignora, continua a camminarci come hanno fatto alcuni ragazzi, rischi di farti veramente male e veramente non ne vale la pena. Finché la salute c'è, bene, non si sopporta la fatica, si sopporta tutto, ma quando ci sono problemi fisici la cosa migliore è fermarsi. Alla fine non è una gara, è un percorso. Dunque, dopo una giornata di riposo, decidiamo di ricongiungerci al resto del gruppo, che era andato avanti. Così io e Fabio arriviamo a piedi a Villafranca e da lì facciamo autostop fino a Burgos, recuperando così la tappa persa. Raggiungere Burgos per noi era molto importante, perché sebbene io e Fabio fossimo solo a metà del cammino, quella sarebbe stata l'ultima sera trascorsa con i nostri compagni. Festeggiamo quindi prendendo un appartamento su Airbnb solo per noi e preparando una super cena sotto le direttive del nostro amico chef. Salutarci non è stato facile. Ci conoscevamo da appena 10 giorni, ma si era già creato un forte legame e questa è la parte più bella del cammino. E non solo con il gruppo di italiani, ma anche con tutte le persone che dal primo giorno continuavamo ad incontrare. Facciamo tutti parte di una grande squadra che condivide lo stesso obiettivo, le stesse emozioni, le stesse difficoltà e le stesse gioie. Tutti pronti ad ascoltarci e supportarci con un consiglio, una battuta al volo o semplicemente un sorriso che significa più di mille parole. Il cammino crea dei legami veramente forti e autentici. Tuttavia l'avventura mia e di Fabio non finisce qua. E arrivati a questo punto del cammino, io già sono super soddisfatto, la mia vacanza, il nostro viaggio potrebbe già finire qui, ma non sarà così, perché inizia un nuovo viaggio, inizia il viaggio delle biciclette. E si parte, bimbi! Yuhu! Bello! Ebbene sì, per riuscire a fare tutto il cammino in 24 giorni, abbiamo deciso di fare 3 giorni con le bici elettriche, con l'obiettivo di arrivare a Molina Seca al termine del nostro 15° giorno. Ci avventuriamo così verso la Meseta, un vasto altopiano desertico, la cui parte settentrionale si estende da Burgos a Lyon. Questo tratto è estremamente inospitale a causa dei pochi paesini che si incontrano, intervallati da lunghissime sterrate che attraversano campi sconfinati, motivo per cui la Meseta è amata oppure odiata. Io l'ho attraversata con la bici e per quel poco che l'ho vissuta l'ho amata. La protagonista di queste terre è la natura, una natura austera e selvaggia da affrontare con rispetto e umiltà, ma che sa sorprenderti con dei paesaggi veramente unici, fra i più belli di tutto il cammino. Che bella questa parte, è stupenda. Bello, ma cosa c'è qua? Ma che meraviglia. Guardate che bellezza! E così, fra campi, paesini fantasma e ancora campi, arriviamo a Carrión de los Condes. Eccolo! Eccoci, sono quasi le 5, siamo arrivati e il nostro ostello sarà questo monastero qua. Guardate che bello! Il letto più sfigato di tutta la stanza l'ho beccato io. C'ho sto finestrello del cavolo che non ha vetri, sono due pezzi di legno che se prova a chiudere va via la luce e basta una folata di vento che lo rispalanca tutto. Pronti? E via col secondo giorno di bici! La seconda metà delle Meseta mi è piaciuta un po' meno per via dei molti tratti asfaltati che abbiamo dovuto percorrere e per la monotonia del paesaggio. Fortunatamente con le bici tutto scorre più veloce e già nel primo pomeriggio siamo arrivati a Lyon, una bellissima città che vale assolutamente la pena visitare.
Il terzo giorno di bici è il più tosto di tutti. Dopo un tratto urbano, un bellissimo ponticino e una lunga sterrata arancione, arriviamo ad Astorga, ma la parte difficile deve ancora arrivare. Il grosso dei chilometri, amici, è fatto, ma adesso ci aspetta una bella salita. Dovrebbero essere 800 circa metri di dislivello e dai. E dopo diversi chilometri in leggera salita arriviamo a Rabanal del Cammino. Ragazzi, ci siamo fermati a fare pausa pranzo, un'oretta abbondante, con la scusa di caricare le biciclette. Corre. E si sono un po' caricate, benissimo. Ma laggiù c'è un nero e dei lampi che fanno paura. Quindi l'idea di fermarsi, che sembrava incredibilmente intelligente, forse non lo è stata. E quindi ora corriamo. Posso dire che ho paura? Concedetemi un po' di paura, perché è verissimo. Oh, sta iniziando a piovere! No! Questo non ci voleva! Non benissimo. Siamo finiti in un temporale. A few minutes later. Sta grandinando! Aiuto! Ma fai culo! Cammino di merda! Questa non ce la meritavamo! Chiedo rifugio! Siamo dei pellegrini bagnati! Ok, meno male c'è questa tettoia per le bici, che ci abbiamo tutta la roba dietro. Meno male il zaino e un sacco della spazzatura che avevo messo per la polvere. Cosa più utile, non potevamo farla. La grandine, la grandine! Genova! Siamo in estate! Siamo finiti, Fabio, nella caverna dei Templari. Fortunatamente di lì a poco smette di piovere e dopo gli ultimi chilometri di salita raggiungiamo la famosa Cruz de Ferro a 1500 metri di altezza, uno dei punti simbolici più importanti di tutto il cammino. Il rituale vuole che il pellegrino inizi il cammino con una pietra che dovrà trasportare fino a questo punto per poi depositarla alla base della croce di ferro. Questo simboleggia liberarsi da un peccato mediante il sacrificio, e più grave il peccato, tanto più grande dovrà essere la pietra. Da qui in poi, per la gioia delle nostre gambe, ci aspetta una lunga discesa. Cioè, è uno spettacolo incredibile! Non mi aspettavo assolutamente una roba del genere. Che strada incredibile! È bellissima! Arrivation Molina Seca! Ma guarda quanto è carino questo ponticino! E quindi, amici, con i 105 km di oggi arriviamo a 300 km di bici in 3 giorni, e con la giornata di oggi si conclude l'esperienza con le bici, perché da domani riprendiamo a camminare fino a Santiago. Ovviamente abbiamo fatto apposta di arrivare fino a qui, fino a Molina Seca, perché da qui noi abbiamo ancora 9 giorni e ci sono, per arrivare a Santiago, esattamente 9 tappe. Quindi che il secondo cammino di Santiago abbia inizio. Ripartiamo a piedi e per me Fabio iniziava una nuova avventura, come se fosse un cammino completamente diverso, in un'altra regione, con paesaggi diversi e lontani dalle persone che avevamo conosciuto nei primi 12 giorni. Ma fortunatamente non è stato difficile trovare dei nuovi compagni. Già dopo i primi chilometri conosciamo una ragazza, la sera un ragazzo e una ragazza, e il giorno dopo altre persone ancora. Così, dopo una lunga salita, un po' di pioggia, bellissimi panorami ed essere entrati in Galizia, arriviamo a Osebeiro, uno spettacolare paesino avvolto dalla nebbia, e decidiamo di celebrare le nuove amicizie con una bella scena di gruppo. Eccolo zuppone, che bello che è! Ma qui si sta attaccando! Bada che chef, ragazzi! Buon appetito! Ma abbiamo già detto bravo Fabio! Bravo Fabio! Bravo! Iniziamo così il nostro 18° giorno con una nuova compagnia. E dopo 2 giorni di cammino fra le colline galiziane arriviamo a Sarria, meta molto famosa perché da qui mancano 5 tappe a Santiago, requisito minimo per ottenere la Compostela, ovvero il certificato ufficiale. Quindi quello che succede è che tantissime persone che vogliono fare un assaggio del cammino partono proprio da qui. Comunque, ragazzi, guardate quanti turegrini ci sono. E i turegrini
sono, vengono definiti pellegrini, chi inizia il Cammino di Santiago gli ultimi 100 km, ovvero da Sarria. E noi invece siamo baregrini, ovvero quelli che si fermano ad ogni bar. Ragazzi, è pieno, bisogna stare in fila indiana perché c'è gente passa avanti, indietro. Non è un cammino, è una processione. Piove, sta piovendo. E perché non stiamo camminando ma siamo in coda? Perché Alex vuole fare la coda per fare il timbro. Il timbro con la pioggia. Non approvo. Ed ecco i 100 chilometri. Sì! E così, fra il fiume di pellegrini e le improvvise piogge tipiche della Galizia, trascorrono altri due giorni e ci troviamo al nostro penultimo giorno di cammino. Buongiorno amici, siamo finalmente arrivati al penultimo giorno e arrivati a questo punto non vi nascondo che ho una certa voglia di arrivare. Dopo 23 giorni che puntiamo a Santiago, sentirsi così vicino mi mette proprio voglia di arrivare. Oggi tappa di 30 km perché vogliamo avvicinarci il più possibile, così che domani ci svegliamo e abbiamo solo 10 km da fare e arriviamo il prima possibile. Quindi avanti tutta. C'è un problema ragazzi, non volevamo fermarci, ma Fabio dice che questo è il ristorante con la miglior tortiglia del cammino. E mangiamo se ha tortiglia? E mangiamo. Sentiamo se è all'altezza. Dentro bella liquidina, questa cosa ci piace molto. Buona e buona. Basta appena fermarsi? Sì, sì dai. Sì, 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 sì. Prego. Galizia maledetta, sta iniziando a piovere! Veloci! Sto iniziando, ma era tutto sereno! Era tutto sereno! Non sempre inizia a piovere piano piano, poi sempre più forte. A volte arrivano scrosci improvvisi. 2 seconds later. Via, via, via! Via, scappa! Giuseppe, scappa! No, poveracci loro! Ho visto la sofferenza negli occhi di quell'uomo! Dai, approfittiamone ora che ha smesso di piovere. 15 chilometri! Stiamo arrivando. Sotto un certo punto di vista, boh, è come se questo fosse l'ultima tappa. Perché, cioè, domani ci svegliamo e praticamente siamo a Santiago. Cioè, non mi sembra vero. Ebbene sì, ormai mancava pochissimo e così l'ultimo giorno, dopo poche ore di cammino, arriviamo a Santiago. Per molti questo è un momento magico e di forte impatto, ma per me non è stato particolarmente emozionante. Alla fine le emozioni più forti le ho provate durante il cammino, quando abbiamo fatto la prima scena di gruppo a Zubiri, quando ci trovavamo nei minuscoli paesini in cui regnava la tranquillità come a Torre del Rio, quando con le bici attraversavamo la meseta e quando in Galizia condividevamo pioggia e pulpo alla gallega con i nostri compagni d'avventura. Così in quel momento ho provato molta gratitudine per aver avuto la possibilità di vivere questa meravigliosa esperienza che porterò per sempre con me. E così finisce la nostra avventura. Spero che il video ti sia piaciuto e che ti abbia aiutato a farti un'idea generale su cosa aspettarti dal cammino. Se fossi interessato a un secondo video più informativo su come prepararsi ad affrontare il cammino, fammelo sapere nei commenti. E noi ci vediamo alla prossima avventura. Il cammino di Santiago, un'avventura da scoprire. Alex, Giuseppa, ogni passo.